Da un prodotto artigianale di nicchia, le campane, passiamo a un'arte antica in crisi, quella della sartoria. Pensate che a Milano le imprese si sono dimezzate. È il grande filet della sartoria milanese, per ogni minuto in passerella, giorni di lavoro. Per realizzare questo abito quante ore le sono servite? Mi sono servite 3 giorni di lavoro, perché non è stato fatto su misura, ma comunque vada, cioè se viene fatto su misura ovviamente di media va via una settimana di tempo, quello sì. Servono per fare una giacca dai 40 ore ai 45 ore di lavoro, se effettivo, 40-45 ore. È l'arte del dettaglio la sartoria, un abito per iniziati. Un puntino fatto a mano, con le taschine fatte tutte a mano, tutto, non c'è niente di cucito a macchina, tutto fatto a mano. Una volta, per far vedere che l'abito era su misura, si sbottonava il primo bottone per far vedere che era tagliato e si lasciava il bottone sbottonato per far vedere che era fatto dal sarto. Una volta faceva scicchi andare dal sarto. Noi acquistiamo il filato, quindi tessiamo il tessuto e quindi lo garantiamo al 100%, tutta roba di primissima qualità, e in effetti io dico sempre che un abito su misura è un investimento. Le imprese della sartoria milanese uomo donna si sono ridotte a 250 nella provincia di Milano, si sono dimezzate nel giro di 10 anni, questo non per la crisi economica, e questo che è triste, ma per una crisi di vocazioni da parte dei giovani. Che budget è disposto a spendere? Non ne ho assolutamente idea, nel senso che se un abito è bello, qualsiasi cifra. Beh, dai 1.000 euro in su magari, qualcosa del genere. E chiudiamo parlando di moda. La sartoria milanese scende in passerella con una sfilata d'eccezione. Tripudio di idee, tessuti e colori, vestiti nati dal genio dell'artista e plasmati dalla creatività del sarto artigiano. Ed ecco che combinati questi ingredienti, in passerella vediamo l'alternarsi di capi sensuali, androgini e maschili, che richiamano epoche passate o senza tempo. Fino a giungere all'abito bianco, il più classico dei capi, declinato però in modo del tutto originale, da quelli romantici con fiocchi e bustini a quegli anni 50, fino ad arrivare a pantaloni stilizzati, tutto impreziosito da gioielli vistosi, a coronare il giorno più bello. Eppure, nonostante seta, pizzi, organze e plissé, su questo settore più che la crisi pesa la mancanza di giovani, maggiormente attratti dalla notorietà degli stilisti, piuttosto che dall'inventiva e dall'operosità del sarto. L'appello che lancia la categoria è di riscoprire questo mondo e le soddisfazioni che può dare. È un mestiere tradizionale, tipico, verso i quali i giovani dovrebbero rivolgersi. È anche questo uno dei motivi per cui organizziamo da 14 anni questa sfilata, per ricordare ai giovani la possibilità di svolgere un'occupazione che dà soddisfazioni sia economiche che di carattere professionale. E dunque questo è l'appello di Marco Accornero, proprio degli artigiani. Bene, è tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata con i nostri programmi, arrivederci. Buonasera.